Dunque, gara iniziata a pochi secondi con l'occasionissima subito per lo United Aprilia. Gara subito divertente, pallone dentro e arriva la rete, il vantaggio dello Scalo, in vantaggio la Virtus, risponde immediatamente Capitan Trobiani, prova l'inserimento Gaglietti, azione personale, il diagonale, nuova gestione della palla per i biancorossi di mister Marracino. Ora suggerimento sulla parte destra e arriva immediato il raddoppio della Virtus, ancora lui, ancora Macera. Poi break di Pompili, Pompili il destro e accorcia le distanze lo United, la staffilata di Mirko Pompili. Trobiani si occupa della battuta, pallone dietro Galafate, collo esterno, palla sul fondo. Pompili sempre nel vivo dell'azione, Trobiani il destro deviato e la palla in rete. Il pari di Cristian Trobiani. Break di Trobiani, occasionissima di Trobiani. Ora Corbi, prova il numero, la risposta da parte di Ambrosini. Pallone che finisce in rete. L'ultimo tocco è di Bozza. 3-2, di nuovo Virtus avanti. Il palo, occasionissima subito per Pompili. Perin e Dorati provano la combinazione, poi pasticcio difensivo. Non si intendono Pompili e Ambrosini, approfitta immediatamente Corbi che insacca. Trobiani l'anticipo, il destro, pallone fuori. Poi il break della Virtus ancora con Macera, il destro, la traversa scheggiata. Pompili apre tutto, a colpo sicuro Galafate, respinto il pallone. La formazione bianco-rossa di Graziano Marracino in vantaggio 5-2 sulla capolista. Trobiani prova subito. Proprio lui, Pompili, pallone fuori di poco, tenuto da Pompili irregolarmente e anche cartellino giallo. È il secondo giallo per Pompili, è infatti cartellino rosso. Pucci gestisce con calma, pallone dentro, poi si divora davvero il gol Soldà. Pucci, Corbi, arriva la marcatura, scarica Trobiani, prova a girare il pallone lo United, Gaglietti, destro di Gaglietti e palla nel sacco. Buon momento però per lo United, Trobiani e a palla di nuovo nel sacco, l'autorete di Soldà. Sarà calcio d'angolo dunque per lo Scalo, il destro di Corbi finisce sul palo. Trobiani per Gaglietti va via sulla destra, il diagonale pericolosissimo. Poi combinazione in mezzo all'area, Trobiani, torna in scia l'Aprilia. Gaglietti ancora lui, Criscuolo, difende il pallone, ancora Criscuolo, il miracolo di Dorati. Gran ritmo e United ancora in pressione. Galafate rientra col sinistro e trova il pari. Aprilia può gestire nuovo pallone, addirittura per un potenziale vantaggio. Criscuolo, è proprio Criscuolo che concretizza il sorpasso. Macera anticipato da Lorello, poi dentro il gran gol ancora di Criscuolo, il colpo di tacco sotto misura. Corbi, il tiro, la respinta di Ambrosini. Galafate fermato ancora da Corbi, Macera, Soldà, dentro per Corbi, occasionissima concretizzata. Ora Di Giorgio, non c'è fallo su Di Giorgio e allora Macera, occasionissima, mostruoso Ambrosini su Macera. Ci sarà ancora da giocare, emozioni infinite qui ad Aprilia. Poi va dentro Soldà, finisce così. Lo United Aprilia vince soffrendo, sudando in rimonta, 8-7 sulla Virtus Latina Scalo, partita dalle grandi emozioni, la capolista rimane in vetta. Un saluto da Fabrizio Agostini e a risentirci al prossimo appuntamento.